la mia amica cattolica, speriamo che non perdano la fede. Vescovo di Sessa Lunga. E vabbè. Senti, tratto come va a letto, non proprio. No, volevo dirvi, al di là dei complimenti a voi come comunità per questa bella notizia, Angela conosce, non sono ironica, lievemente. Sa perché ho pensato a te, perché non lo so. Sì. No, tu ti avevi pensato a me quando non era stato fatto vescovo prima, cioè io ho detto no, guarda, io c'entro proprio niente, non ho questi rapporti con le altre gerarchie ecclesiastiche. Comunque, volevo dirvi che noi avevamo pensato il 24 non teniamo un incontro, perché io sono in commissione nazionale per i concorsi, quindi sarò 4 giorni in commissione nazionale, quindi il 24 vi avevo già detto che non si svolgeva alcuna attività, ma forse non so se ve l'ho detto, però siccome noi saltiamo una data e quindi rischiamo di non salutarci per l'estate, allora pensavo il 31 di non fare nulla di particolarmente impegnativo, perché siamo lì per partito, siamo già partiti, però chi è ancora in zona si saluta il 31. Facciamo così, ci salutiamo, facciamo una chiacchierata del 31 libera senza impegni particolarmente gravosi. L'ultimo incontro impegnativo sarà quello del 17, quello sarà nelle Terre, quindi non sarà qui, sarà nell'anfiteatro delle Terre, presenteremo il libro Medici in cerca d'autore, a proposito di medici, noi il mese di luglio lo dedichiamo, lo dico al nostro tutta la medicina, oggi lo dedichiamo alla salute, diciamo alla salute. Pensiamo alla salute. Voi conoscete tutti Camillo Colella, ovviamente Camillo Colella è una delle star, sì. degli attaccanti di punta, un attaccante di sfondamento della clinica San Francesco, quindi tutti lo conoscete. E abbiamo il professor Giuseppe Pesce che ci è stato indicato, ma anche perché lo conoscevamo già, di fama e soprattutto per la collaborazione con le nostre strutture sanitarie, conosciamo il professor Pesce. Oggi quindi noi lo dedichiamo al primo incontro dei soliti incontri che noi facciamo tutti i mesi di luglio di ogni anno, dedicandoli ai temi della salute, lo dedichiamo a un argomento abbastanza delicato, mi rendo conto che è un argomento un po' delicato, quando se ne parla è sempre un po' un tema difficile da trattare, perché è un tema, come si diceva prima, diciamo prima con una persona con cui parlavamo di questo argomento, io ho perso una sorella per questa ragione, perché amico lo sa bene, quindi trattare questo argomento non è mai un argomento agevole. Poi per un ipocondriaco come me si aggrava, solo l'idea di parlarne già mi sento poco bene, poi il fatto di dover anche coordinare l'incontro mi aggrava ulteriormente, e tant'è che lui sa quanto io sia ipocondriaco, perché ogni anno, non solo per ragioni di... io se sto sotto le mani di Camillo mi sento sereno, quando sto lontano da Camillo mi sento un po' meno sereno, ci cerco almeno di stare una volta o l'altra sotto le sue cure, diciamo, mi sottopongo alle sue cure. È un argomento complesso, noi l'abbiamo anche cercato di raccontare brevemente, abbiamo anche un po' sintetizzato, come avete visto il comunicato stampa, ci stanno tanti dei temi che si possono trattare su questo argomento. Vedo persone che non ci sono mai, che hanno affezione per la clinica, però vengono i miei allievi universitari, vengono solamente quasi tratti di argomenti sanitari, quindi proprio per l'affezione che hanno nei confronti della clinica San Francesco. E è anche un modo di promuoverla. Ringrazio Viola di essere presa. E va bene, una battuta, Viola è una giurista, quindi non si occupa di. Io ho fatto la tesi. Su questo tema? Non proprio sul tumore del colon, però sì. La vendita di chance di sopravvivenza dell'errore medico. Una casistica di. Col professore Vacchiani? Sì. Quindi proprio siamo nel pieno di un'argomento all'ECA, un'argomento sanitario, per certo. Oggi parliamo di diagnosi precoce e prevenzione nei tumori del colon e del retto. Affidiamo, ovviamente lo ringraziamo di essere venuto, al professore Pesci proprio di illustrarcelo. Ovviamente parliamo soprattutto di. Come dice il titolo, parliamo soprattutto di prevenzione, che è l'argomento più importante per tutti noi. Ricordo, noi nel comunicato stampa l'abbiamo scritto, che questi sono gli argomenti più delicati, su cui la tecnologia ha avuto una grande influenza, ma anche gli argomenti più delicati relativi alla salute delle persone. Cioè, moltissime persone, come nel caso di mia sorella, ebbero questo come tumore originario, e di cui non si erano avveduti, quindi poi quando noi ci accorgemmo, lei si accorse del suo stato di salute che si era aggravato, già c'era andato in metastasi, però il tumore originario era proprio del colon. Quindi, normalmente, purtroppo, con molte delle patologie, di questo tipo di patologie così gravi, nascono da questa
ansa nel nostro corpo, e poi ci racconterà questo invece perché poi lì si concentrano tante cose, c'è tanta difficoltà, tanta malattia, tanto disagio fisico si concentrano in quell'area. Ovviamente la mio fratello ci dirà l'aspetto neurologico di questo stesso profilo di cui ci parlerà, non so l'argomento di cui tratterà mio fratello, la verità. Lo teniamo, è l'unico modo per vedere, per frequentare mio fratello, per vederlo il mercoledì, una volta il mercoledì di luglio, per parlare qua, lui sa bene che parlarci in clinica è possibile, quindi io cerco di vederlo qui come mercoledì di luglio, il 17 vi ho già raccontato, ascoltiamo a questo punto il nostro amico professor Pesci, facendogli un applauso per il benvenuto. Forse dobbiamo abbassare un po' questa luce, così riuscite sì, a seguire anche nelle immagini. Tu riesci a vedere? Io la fase riesco a vedere abbastanza bene. Allora, partiamo proprio da qualche piccolo concetto di anatomia del colon retto, per sapere poi alcune cose che sentirete successivamente. Come sapete, il colon è in pratica l'ultima parte dell'intestino e si distingue una prima porzione dove c'è l'appendice che è cieco, poi questa porzione ascendente rispetto al percorso delle feci, che si chiama infatti colon ascendente, il trasverso perché attraversa trasversalmente l'addome da destra a sinistra, il discendente, quest'ansa fatta ad essere in realtà il sigma. Da questo punto in poi inizia invece il retto, che è la porzione rettilinea e termina sulla giunzione anorettale. Ora, se noi guardiamo quella che è la percentuale delle localizzazioni dei cancri nel colon, noterete subito questa differenza che esiste tra il colon destro, dove si localizza il 15%, altrettanto avviene nel trasverso, mentre invece già nel discendente, sono segmenti più o meno diciamo, della stessa dimensione, della stessa lunghezza, la percentuale sale al 35%. Altrettanto per quanto riguarda il sigma ed il retto, 35%, quindi possiamo dire che nel settore sinistro in realtà del colon si concentra il 70% delle neoplasie. Io vorrei un po' interloquire con voi, secondo voi qual è il motivo di questa differenza di distribuzione? Quale potrebbe essere? Forse quindi diventa una specie di cosa... No, cioè, scusi, già mi sono cominciato a sentire poco bene. Voglio fare tutte le vostre domande. Questa qua come si chiama? Nessuno è parte. Allora, in realtà questo è il cieco, con l'appendice questa è l'ultima ansa del piccolo intestino, per cui è stato tolto per semplicità dello schema. Da qui parte l'ascendente, poi c'è questa prima curva che si chiama flessura epatica, che sta sotto il fegato, che è questo. Poi c'è questo segmento trasversale, qui abbiamo la milza, quindi questo altro angolo che è sotto la milza si chiama flessura splenica. Poi abbiamo porzione discendente, qui c'è una giunzione discendente sigma, inizia il tratto a S, da cui sigma, e poi la giunzione sigma retto. Quindi questa è flessura epatica e questa è flessura splenica. Io già mi sento male in tutte e due le flessure. No, allora le domande qualcuno sta facendo. Allora, qualche suggerimento, come spieghereste questa differenza che esiste, 15% nell'ascendente, 15% di tumore nel trasverso, e invece 35 in questo segmento e altrettanto 35 in quest'altro. Cioè, perché è più frequente a sinistra che a destra? Forse perché l'intestino resta più pulito. Ci resta più scomoda e più densa. Perfetto. Anche due le cose. Allora, in realtà, il tempo di progressione, cioè del materiale che arriva qui, è molto più veloce in questo segmento, e man mano che le feci si addensano, perché il compito del colon in realtà quello di assorbire liquidi ed elettroliti, quindi sodio, potassio, calcio, magnesio, acqua, basta, non fa altro. Allora, man mano che le feci procedono, in realtà si induriscono e rallentano, quindi il contatto tra le feci e la zona sinistra, incluso discendente, sintomo del retto, è maggiore rispetto alla porzione di destra del trasverso. Questo da solo spiega due cose. Uno, la frequenza maggiore dei tumori a sinistra rispetto a destra, e guardate con attenzione anche la frequenza dei polipi dell'intestino, più frequente a sinistra rispetto a destra. Vogliamo spiegare così, architetto? Ci arriviamo. Ci sta questa, capito? No, se ne stavo facendo una domanda, il polipo, eccolo qua.
Parliamo quindi di polipo, che è come se fosse un precursore in realtà del cancro. Allora, cos'è un polipo del colon? In realtà viene definito polipo del colon qualsiasi tumefazione che sporge nel lume intestinale rispetto al normale profilo della parete intestinale. E abbiamo degli esempi proprio così endoscopici. Allora, questo è il cosiddetto polipo iperplastico. Cioè, iperplastico significa un polipo che si genera sulla parete intestinale, sarebbe questo. Vedete che tondo e preciso, c'ha un angolo particolare rispetto al resto della mucosa. E si generano per problemi esclusivamente infiammatori. Cioè, se c'è una sepsi, se c'è un'infezione, se c'è una colite, un'enterocolite, una malattia infiammatoria intestinale cronica, possono nascere questi polipi. Ora, l'aspetto positivo di questi è che in realtà non si trasformano mai, ma rimangono sempre così iperplastici. Quindi è impossibile, o quasi impossibile, se parliamo di 99,9% di benignità in questa situazione. Però non è l'unico, il polipo iperplastico. Quando siamo nei polipi cosiddetti adenomatosi, che significa? Sono dei tumori benigni. Allora, sono benigni, però nella loro progressione possono in realtà trasformarsi e diventare dei cancri. Poi hanno aspetti diversi. Scusa, perdonaci, io mi interrompo, sì, perché ci sono cose che noi non conosciamo, pur essendo io di famiglia medica, ma la differenza tra, anche così lo spieghiamo, la differenza tra benigno e maligno qual è? Allora, la differenza tra benigno e maligno è in realtà la capacità delle cellule di questo polipo di trasformarsi e invadere i tessuti sottostanti. Cioè, un tumore benigno cresce lì dove nasce, ma non dà mai metastasi a distanza e infiltra molto meno. Invece un tumore maligno infiltra molto di più e la coesione delle cellule che compongono il tumore è minore, per cui alcune di queste cellule possono sfuggire dalla massa principale e attraverso via o linfatica o venosa andare in ciscolo e andare a creare delle colonie in altri organi. Tipicamente nel colon succede che la cellula del colon che ha infiltrato la parete ha preso il linfonodo, da lì poi si mette in circolo e arriva in altri organi. Il primo è il fegato, il secondo è il polmone. La differenza fondamentale è questa, la coesione diversa che esiste nelle cellule. Allora, qui invece parliamo semplicemente di aspetti macroscopici. Vedete, questo è il colon normale, anche questo che è il peduncolo, cioè il collo in realtà del polipo, è fatto di tessuto normale. La zona patologica inizia qua, ed è questa testa che è abbastanza ben più rossa rispetto alla mucosa del colon. Quindi quando noi, per esempio, asportiamo un polipo, è sufficiente che andiamo a fare una sezione per il endoscopio in questo punto e siamo sicuri di togliere tutto il tessuto sano al di sotto di quello che invece è patologico che sta sopra. Interrompetemi se c'è qualcosa che non è chiara. Allora, altri aspetti sempre del polipo, questo invece è il sessile. Vedete che non c'è il collo, non c'è il peduncolo, cioè parte direttamente dalla mucosa normale, c'è questa tumefazione e finisce qua. Questi sono un po' più pericolosi, perché? Perché se sull'estremità, sulla superficie del polipo inizia una trasformazione in senso maligno, la distanza tra la zona, diciamo, si trasformata e il resto della parete è minore, quindi l'invasione è più rapida. Ma qui tutto dipende dalla tempestività con la quale si... Infatti, e ci arriveremo. Questo è ancora un altro aspetto, questi sono molto pericolosi perché sono dei polipi piatti, larghi, e vedete che prendono in realtà quasi un terzo della circonferenza del lume intestinale e sono difficili da togliere anche per via endoscopica, perché in realtà voi considerate che questo polipo avrà un più o meno un diametro di 2,5-3 cm, ma lo spessore del colon è di 2 mm. Quindi è difficile togliere una lesione di 3 cm dovendo rispettare l'integrità della parete colica che è solo di 2 mm. E allora possono essere fatte cose diverse, poi casomai le vedremo più in là, tipo delle risezioni step by step, cioè si inizia ogni seduta a togliere una parte diversa del polipo. Sempre che l'istologia, cioè le biopsie che noi facciamo su questo polipo, ci dicono che è benigno. Se già la biopsia il polipo è trasformato, chiaramente non si può fare una risezione endoscopica. E questa è la peggiore delle situazioni, cioè la cosiddetta poliposi retrofamiliare, cioè una sindrome genetica che porta alla formazione di centinaia e migliaia di polipi in tutto il colon, ma anche nel resto dell'intestino, e che purtroppo noi sappiamo dà con certezza la trasformazione in cancro. Sappiamo statisticamente che entro i 40 anni chi presenta a 15 o 20 questa situazione svilupperà un cancro. Allora, in questa situazione noi siamo costretti a fare una colectomia profilattica, cioè a togliere il colon a 20 anni per evitare che a 40 questa persona sviluppi con certezza un cancro. Come può vivere? Attenzione,
togliere colon e togliere retto, perché anche il retto è affetto dagli stessi polipi. Come può vivere? Si fanno delle ricostruzioni con delle pouch, cioè si cerca di rifare il retto utilizzando il piccolo intestino, ovviamente hanno un numero di scariche più elevato rispetto a prima, ma rispetto all'avere un cancro con certezza entro i 40 anni è preferibile andare in bagno 3-4 volte al giorno che non morire di tumore a 40. Allora, un'altra domanda è questa, che tutti i polipi diventano cancri, vi ho detto, i polipi infiammatori, cioè quelli per plastica, il primo che avete visto, assolutamente no, quindi siamo tranquilli quando abbiamo quel tipo di polipo. Invece quelli che sono adenomatosi, cioè sarebbe la forma benigna, che poi nel tempo però possono diventare maligni, hanno una percentuale di trasformazione in cancro che va dal 6 circa al 50%. Da che cosa dipende questo 6 o 50? Perché c'è una bella differenza tra il 6 e il 50. In realtà dipende dal tipo istologico del polipo, ce ne sono tre tipi diversi, e dalle dimensioni. Quando noi siamo di fronte a un polipo che supera i 3 cm e che è di un particolare tipo, cioè villoso, questa percentuale arriva al 50%. Allora, noi parliamo di prevenzione, in realtà la prevenzione è questo, cioè togliere i polipi che diventeranno mediamente 10 anni dopo dei cancri. Allora, se noi togliamo un polipo, il paziente guarisce con la polipectomia e ovviamente faremo dei controlli successivi per evitare che ne sviluppi ulteriori, ma siamo sicuri che abbiamo eliminato un possibile cancro 10 anni dopo. Fermatemi sempre se c'è qualcosa che non mi è chiara, Allora, questa è in realtà la frequenza nelle donne e delle neoplasie. Vedete, il giallo, questa porzione di torta, è in realtà la mammella, quindi il tumore nelle donne più frequente è la mammella e lo sapete. Segue questa zona verde e nera, che è invece il colon, quindi mammella 27%, 15,6% il colon. Però guardate, queste due zone qui, cioè la blu e la viola, sono in realtà collo dell'utero e utero. Eppure la donna fa tutti i controlli una volta all'anno per il seno, fa tutti i controlli col pap test, con l'ecografia da ginecologo una volta all'anno, ma non fa mai nessun controllo per il colon. Eppure è più frequente rispetto agli altri. Quindi conoscere questo, cioè che anche le donne sono affette al secondo posto dopo il tumore della mammella che del tumore al colon, significa fare controlli anche in altri organi. Cioè è assurdo che io controlli ogni anno il colon dell'utero e poi per 10 anni non mi interessa nulla del colon. No, questo serve a farvi capire. Dopodiché noi risolveremo tutto questo discorso, perché la possibilità che uno di noi abbia in questo momento un cancro del colon è rarissima. Quello che voglio che voi comprendiate è che esistono delle persone che rischiano molto e delle persone che rischiano pochissimo. A noi interessano quelli che rischiano molto, non ci interessa nulla di quelli che rischiano pochissimo, chiaro? Allora, differenze ovviamente esistono. Capiremo a chi apparteniamo. Sì. Allora, questa differenza esiste tra i tumori a Napoli e in alcuni altri, quindi non sono dati che sono. Cioè, se noi facciamo dei controlli in ASL diverse, possiamo trovare valori diversi. Ma mediamente, per farvi comprendere, se in Italia il polmone è il 15%, ma io abito a Napoli, io devo controllare con maggiore attenzione il polmone, che in questo caso viene, perlomeno negli uomini, al primo posto rispetto al colon retto, chiaro? Allora, se io ho una fabbrica vicino, abito vicino a uno che lavora o che ha lavorato amianto, sono più a rischio per il polmone che non per il colon. Altrettanto, la mammella, vediamo qua, 29% in Italia, 16% a Napoli. Probabilmente una natalità maggiore, quindi gravidanze, sono un fattore di protezione all'allattamento per il tumore alla mammella. Anche qua, l'aria che respiriamo incide sugli uomini, ma incide anche sulle donne. In questo dato ovviamente c'è anche il fumo, perché la donna fuma un po' di meno, per cui la percentuale di fumare un po' di meno sta iniziando a fumare. Però per il retto, grosso modo, quando ho detto, non c'è grossa differenza. 13 la media nazionale, 12 il 2, e per gli uomini la stessa cosa, più o meno sono valori abbastanza simili. Altrettanto salta all'occhio, scusatemi, il fegato. Perché in Italia il 4%, a Napoli l'8,3%? Perché ci mangia di più. Cioè Napoli è un bacino di epatite B e C. E poi 20 anni dopo ci sono
dopo 20 anni dalla cirrosi, ancora 10 anni dopo il cancro. Quindi ci sono situazioni locali che spingono a fare dei controlli selettivi, cioè controlli intelligenti, non a fare endoscopia a tutta la popolazione. Allora, questo è un altro aspetto abbastanza importante, cioè carcinogenesi del cancro sporadico, cioè quello che può capitare a chiunque, non in famiglie che sono geneticamente predisposte a svilupparlo. Allora, esiste questa sequenza, come vi ho detto, dal polipo si passa poi al carcinoma. Abbiamo detto che mediamente questa trasformazione avviene in 10 anni e noi calcoliamo che circa il 60-70% dei cancri che troviamo oggi siano in realtà degli adenomi che si sono trasformati in carcinomi. Esiste però anche la carcinogenesi de novo, cioè un tumore che batte da una singola cellula direttamente come cancro, non con un polipo preesistente. E questi sono il 30-40%. Allora, quando noi facciamo quindi delle endoscopie e togliamo i polipi, incidiamo su un 70% dei tumori, che è un buon numero, no? Certo, può succedere che facendo l'endoscopia troviamo sia il polipo che poi si trasformerà in cancro, ma sia il cancro de novo già costituito. Ma comunque, se facciamo endoscopia perché il paziente ha dei sintomi, abbiamo la chance di prendere questa neoplasia in uno stadio precoce, il che significa avere una maggior percentuale di sopravvivenza. E anche questo non è di poco conto. Allora, ritorniamo un attimo ai polipi. Polipectomia endoscopica, che facciamo quando li troviamo? Con un'ansa per via endoscopica circondiamo il corpo del polipo, stringiamo quest'ansa sulla base del polipo, si manda un certo tipo di corrente che folgora questa zona e fa cadere quest'altra. Quest'altra viene recuperata per l'esame istologico, rimane questo peduncolo che col tempo si riassorbe, si appiattisce, già 6 mesi dopo non si nota più. Allora, la domanda che ci fanno tutti, ma tolto il polipo sono guarito? Sicuramente sì, perché abbiamo tolto una lesione che 10 anni dopo sarebbe diventata un cancro. È chiaro che però dobbiamo fare dei controlli periodici, perché sappiamo che chi ha sviluppato in età a 40-50 anni un polipo svilupperà probabilmente negli anni successivi delle altre lesioni. Quindi siamo convinti che la prevenzione corretta del cancro è prendere i polipi in tempo. Allora, questa invece è una cosa un po' antipatica, cioè la sequenza polipo-cancro, cioè che cosa succede in questa piccola proliferazione iniziale che porta poi nel corso degli anni ad avere questo. Questa trasformazione media è stata calcolata di 10 anni, quindi voglio dire c'è abbastanza tempo. Quando noi diciamo hai tolto un polipo, quando devo fare il prossimo controllo? Ma fra 2, fra 3 non c'è problema, vai tranquillo, perché se abbiamo fatto già una bonifica, prima che un altro polipo crescerà, che eventualmente questo diventa un cancro, passano molti anni. Allora, quindi si passa da queste che sono le forme benigne, cioè l'iperproliferazione, il polipo piccolo, il polipo un po' più grande. Attenzione a questo, vedete, questo è un polipo ancora più grande, ma con un'iniziale displasia. Che significa displasia? Cioè le cellule in questo punto iniziano ad alterarsi, non sono ancora un cancro, ma stanno per diventarlo. Siamo ancora quindi nella benignità. Allora, se io faccio una polipectomia, cioè taglio qui sotto, in realtà il paziente guarisce. Quello che non dobbiamo attraversare è questo limite, cioè quando da benigno passiamo a maligno, perché? Perché la zona, diciamo così, alterata di cellule ha superato questo punto. Qui ci sono i vasi linfatici e sanguigni, per cui una cellula neoplastica da questo punto può partire e dare il linfonodo positivo a distanza. Siamo poi di fronte quindi a un cancro, in questo caso invasivo, in cui il passo successivo è quello della penetrazione non nella prima parte vascolare, ma anche nella zona muscolare dell'intestino e nella superficie esterna. Da qui in poi passiamo a un cosiddetto terzo stadio, il quarto invece è quello delle metastasi a distanza. Allora, quello che abbiamo scoperto, nella medicina abbiamo scoperto, è questo, che questa famosa sequenza polipocancro, che sarebbe questa, che vi ho fatto vedere prima, cioè dalla cellula normale a quella che invece è un cancro, corrisponde precisamente a delle alterazioni del genoma umano, cioè del DNA, per cui una serie di alterazioni, di mutazioni su cromosomi diversi, a cascata, fanno sì che si passi da un epitelio normale a un cancro. Questa è la purtroppo... Prego? Non ho capito. Allora, diciamo sì, la trasformazione delle cellule normali, cioè cellule normali del corpo, fino ad arrivare al cancro, avviene in gradini diversi. Cioè una cellula normale non diventa un cancro in un'ora, ci mette, avete visto, 10 anni. D'accordo? Allora, esistono una serie di alterazioni genetiche che intervengono su quelle cellule, cioè dell'organo.
che fanno sì che si passi dalla cellula semplice a quella che iperprolifera, a quella che inizia a crescere molto di più, a quella che inizia a essere più aggressiva, a quella che diventa poi metastatica. Sono tutti dei passaggi sul genoma, sulla DNA di queste cellule, che fanno sì che si passi da normalità al cancro. Okay? Allora, in molte di queste persone questa sequenza in realtà è così casuale, sporadica. In molte persone c'è già la predisposizione. Queste sono le persone che noi vogliamo riconoscere prima, cioè quelle che sappiamo con certezza che svilupperanno nel corso della loro vita un cancro del colon. Questi sono quelli da controllare ogni 3, ogni 4, ogni 5 anni, ok? E la predisposizione che cosa si dice? Ci arriva. State facendo domande intelligenti, state anticipando tutta la vita. No, perché io mi sento proprio bene, allora prima mi sento tutto male, di andare lontanando, non vorrei l'informazione. Allora, questo è quello che abbiamo detto, cioè l'iniziale, l'approfondimento nella parete, stadio 1, secondo stadio raggiunge la superficie esterna ma non la supera, terzo stadio supera la superficie esterna e inizia, questo verde è un linfonodo, già la metastasi sul linfonodo. Quarto stadio, abbiamo il tumore che ha penetrato quindi tutta la parete, ha dato già la metastasi in uno o più linfonodi, ma la freccia spread to other organs, cioè praticamente metastasi a distanza. Allora, quando noi arriviamo dal punto di vista chirurgico a questo stadio qua, cioè il quarto, le percentuali di sopravvivenza scendono intorno al 30%, partiamo da un 100, scendono al 30, al 28. Allora è chiaro che non si può pretendere dei salti mortali o i miracoli da parte del chirurgo. Il 70% sono contaminati. Come si fa? Dopo ci arriviamo. Tutte domande sono preparate. Sono interessanti. Tutti preoccupati. Arriviamo. Allora, questa pure immagine, questo è un vecchio prisma, un vecchio esame, cioè il prismo padre, si faceva mettendo dal basso il contrasto con un pistello e saliva fino al cieco. Qui siamo nel trasverso, in quella parte che vi ho fatto vedere. Guardate la differenza. Prima cosa è il diametro, no? Qui è più grande o più piccolo? Questo qua è più grande. E qui che succede? Quasi scomparso. C'è un restringimento, c'è una difficoltà di passaggio del mezzo di contrasto e soprattutto la superficie è estremamente irregolare. D'accordo? Allora, questo è il segno radiologico, con queste spalle qua, di un cancro del colon trasverso. Un cancro stenosante, cioè sta già dando difficoltà di passaggio delle feci, questa è la direzione delle feci, perché vedete questa zona è dilatata rispetto a questa che invece è normale che sta a valle. E questo è l'aspetto endoscopico, cioè noi arriviamo con l'endoscopio in questo punto qua e non vediamo più nulla, cioè vediamo tutto tessuto friabile, facilmente sanguinante e l'endoscopio non riesce a attraversare questo punto. Questa è una diagnosi in un certo senso tardiva, cioè già siamo in una fase di subocclusione intestinale e sono le cose che non vorremmo vedere invece, no? E questo è il pezzo di quella esame radiologico, questo è il colon trasverso a monte, enormemente dilatato, quasi il doppio rispetto a quello a valle, e questa è la tumefazione che ha ristretto, vedete, cresce, adesso il pezzo è aperto, ma immaginatelo chiuso, ha stretto completamente come se fosse una morsa di un pitone l'intestino. Se fanno impressione queste poi le salto, ditemi. No. Sono interessantissimi. Comunque amico, ora l'appuntamento lo confermo. Allora, la domanda di Felice è stata cosa differenzia un cancro da un polipo? Eccola qua. Allora, quindi elevata capacità di accrescimento, soprattutto è metastatizzazione. Questo è un polipo benigno, o perlomeno sospetto tale fino a che non facciamo l'esame istologico, proprio l'abbiamo tolto. Questo è l'aspetto di un cancro. Qui siamo nel colon destro, cioè sul cieco. Questa è l'ultima parte del piccolo intestino. Qui c'è l'appendice. Quindi guardate il differente aspetto macroscopico, cioè si capisce che questa è una cosa buona e questa è una cosa molto cattiva. D'accordo? Allora, altra possibilità. Cioè, ci capita qualche volta, per fortuna raramente, che le lesioni siano due. Qui siamo nel colon destro, questa è sempre l'ultima, la valvola ileocecocolica, quindi l'ultima parte dell'intestino, c'è una prima tumefazione qua, la vedete, e c'è un'altra qui sul trasverso. Due distinte, non collegate fra di loro, che insorgono ambedue più o meno sincronamente. Cioè se un paziente sviluppa due tumori contemporanei sullo stesso organo, come in questo appunto schema, cioè sul colon destro e sul trasverso, noi sappiamo statisticamente che ha la probabilità di avere quella famosa mutazione genetica che ci impone di controllare tutta la famiglia, figli compresi, dal 18° anno in poi.
perché prima o poi questi faranno una lesione dell'intestino. Non con la frequenza della polipose che avete visto all'inizio, cioè migliaia di polipi, ma hanno un intestino perfettamente normale al primo controllo, al quinto, al sesto, al settimo controllo troviamo l'inizio di cancro. Anche qua, se noi troviamo queste lesioni in fase iniziale, la sopravvivenza è vicina al 100%. Se le facciamo crescere liberamente, avremo poi tumori più invasivi con metastasi, nelle quali il chirurgo poi deve a un certo punto affidarsi alla statistica, non più a fare miracoli. Allora, la signora prima ha chiesto che sintomi danno i polipi. Allora, i più frequenti sono questi: perdite ematiche, perdite di muco, ovviamente parliamo di perdite con le feci, no? Diarrea in alcuni casi, soprattutto in quelle forme piatte che avete visto prima, molto larghe, in cui c'è secrezione di muco, per cui le feci si miscano continuamente a un'enorme quantità di muco e il paziente avverte diarrea. E raramente invece dolore, cioè il polipo può dare dolore solo quando quella testa che avete visto, scambiata dall'intestino per una parte di feci, viene spinta per peristalsi, allora il peduncolo viene stirato e lo stiramento crea il dolore. Quindi un polipo piatto non dà mai dolore, ma il polipo peduncolato, quando c'è la contrazione, crea un aumento con lo spasmo che dura 2-3 minuti e poi passa. Questo che significa che non è che ogni persona che ha un doloretto deve fare la coloscopia, però se il sintomo persiste, cioè se voi notate che rispetto ai 10, ai 20 anni precedenti, c'è qualcosa che insiste sempre nello stesso modo, cioè mi capita sempre quel dolore, sempre nello stesso punto, prima non l'avevo mai, adesso me ne accorgo che 2-3 volte a settimana mi viene quel doloretto, è il caso di dire vado al medico, chiedo consiglio che devo farci, ok? Quindi non sottovalutate la persistenza dei sintomi, non tanto il singolo sintomo. Allora, forse che sintomi danno i polipi, quindi piccole cose, poi torneremo un attimo sul fatto delle perdite ematiche, perché la maggior parte delle perdite ematiche per fortuna viene da emorroidi interne, quindi su 100 pazienti che vengono da noi e dicono perdo sangue con le feci, nel 95% quasi ci sono delle emorroidi interne. Però attenzione, l'avere delle emorroidi interne che sanguinano perché si è stitici quando si va in bagno non significa che non ci può essere una seconda fonte di sanguinamento più a monte. Quindi se viene da me il ventenne che ha la perdita di sangue, io faccio l'endoscopia e vedo le emorroidi, stai tranquillo. Se viene il sessantenne con lo stesso sintomo, non dico stai tranquillo, dico sì, ok, c'ha le emorroidi, ma andiamo a vedere cosa c'è dietro l'angolo, chiaro? Allora, invece il cancro è un po' diverso. Quali sono i sintomi principali? Cambiamenti dell'abitudine intestinale, cioè diarrea, costipazione, sensazione che l'intestino non si svuoti completamente. Presenza di sangue di colore diverso, cioè da rosso vivo fino a molto scuro nelle feci, poi dimensione delle feci inferiore al normale, questo può succedere quando la lesione inizia a chiudere la parte bassa del letto, per cui esce con un nastrino, anche questo non è normale, e poi la presenza di muco nelle feci, che cos'è? Materiale bianco giallastro che vernicia le feci all'esterno, qualche volta addirittura solo la mucorrea, cioè solo la scarica dell'arimbagno esce solo muco, ma feci no, allora significa che c'è qualcosa che non va. Poi malessere generale dell'addome, frequente e dolorosa emissione di gas o gonfiore, sensazione di pienezza o di contrazione intestinale, come vi ho detto prima, anche questo è molto importante, perdita di peso senza nessun motivo valido, cioè il paziente mangia normalmente, non ha cambiato la dieta, non fa più sport di quello che faceva prima e cala lentamente un chilo al mese, un chilo al mese, un chilo al mese. Vuol dire che perde proteine da qualche parte, molto spesso le perde da una lesione neoplastica dell'intestino, non necessariamente del colon, ma questo è il motivo di indagare. Altro aspetto importantissimo, soprattutto negli anziani, costante senso di affaticamento per l'anemia cronica. Cioè da queste superfici in realtà perdiamo ogni giorno una goccina di sangue e alla fine l'emoglobina scende, i globuli rossi scendono, il ferro scende. Quando arriviamo intorno a valori di 7-8 grammi di emoglobina, a parte il pallore che vediamo in viso, iniziamo ad avere stanchezza anche per un piano di scale o per una passeggiata di 20 metri. Questo va indagato. La prima cosa che si pensa quando c'è questo, senso di affaticamento, anemia cronica, è un tumore del colon destro. Perché sono quelli che, pur sanguinando, ma stando lontani dal retto, il paziente non riconosce il sanguinamento, perché il sangue si mischia alle feci. Quindi lo perde in maniera costante, cronica, ma non evidente macroscopicamente. E qui siamo nelle fasi finali, cioè quelle occlusioni in cui poi si arriva addirittura al vomito. Allora, attenzione appunto a questo aspetto, cioè questi sono i sintomi più frequenti, più o meno li avete visti prima, ma guardiamo un attimo il sangue, perché poi il motivo più frequente per cui il paziente chiama il medico, il gastroenterologo, il chirurgo e chiede io devo fare qualche cosa perché ho sto sangue che non mi convince.
Allora, se il tumore è sul colon destro, la presenza di sangue macroscopicamente visibile è del 27%. Se il tumore del sinistro sale al secondo posto, 53%. Se il tumore sta sull'ultima parte, retto sigma, la rettoragia è il primo sintomo. Perché? Perché il paziente si accorge andando in bagno che c'è una traccia di sangue sulla carta igienica o che striscia il vaso di sangue. Ovviamente le caratteristiche di questo sangue saranno diverse. Se lo perde nella porzione distale è rosso vivo, se lo perde a metà è più o meno rosso misto a fecci, se lo perde nel colon destro è rosso mattone, ma solo se è abbondante, se è poco non se ne accorge nemmeno. Allora, questo è un termine che probabilmente leggete, avete sentito, ematochezia, retrorragia, enterorragia quando si perde dal medio intestino, oppure melena quando il sangue esce dallo stomaco, ma comunque qualsiasi tipo di queste situazioni porta a due situazioni critiche, che sono l'anemia acuta se l'emorragia è imponente e massiva, cioè un paziente che perde un litro di sangue, diciamo, entro 4 giorni, ovviamente si anemizza in maniera acuta. Molto più frequentemente nei tumori avviene questo. Cioè non si accorge di perdere sangue in maniera critica, ma lo perde piano piano. Per cui a un certo punto il ferro che il paziente assorbe dall'intestino è insufficiente. Per fare i globuli rossi ci vuole l'emoglobina dentro, che ci vuole, ha bisogno del ferro. Quindi la prima cosa che succede è notare dagli esami del sangue che c'è una iposideremia. Ora, moltissime donne hanno una iposideremia, ma è legata alle mestruazioni, non alla perdita dall'intestino. Quindi bisogna distinguere se sono anemie ipocromiche, ipositeremiche, perché ha un ciclo abbondante o perché c'è il sospetto che abbia qualche fatto diverso. È chiaro che se la donna è in menopausa, un'anemia cronica ipositeremica significa che dove lo perde? Se non lo perde con le mestruazioni, lo perde all'intestino. Ok? Non mi state interrompendo, però non mi piace. Siamo terrorizzati. Io mi sento male già da sempre, non siamo terrorizzati. Questo è il tumore del colon retto, d'accordo? Queste sono le sopravvivenze, a un anno, a 5, a 10, stiamo parlando di media, quindi da quelli piccoli a quelli grandi, a quelli invasivi, a quelli metastatici. Colon retto a un anno sopravvivenza del 78% media, a 5 anni 56, più o meno rimane così, intorno ai 10 anni 52. Quindi esistono situazioni nell'addome molto più complicate, guardate qui sotto, 4,2, corrisponde al pancreas. Cioè, purtroppo il pancreas è il tumore peggiore, il tumore al pancreas è quello peggiore che si possa avere nell'addome. Quindi quando parliamo di cancro del colon retto, certo non è una bella notizia, ma dobbiamo considerare che a un anno il 78%, mediamente vi dicevo, tra quelli iniziali e quelli invece invasivi, c'è una sopravvivenza che è discreta. Noi vogliamo portare tutti al 78%, addirittura ancora prima, cioè per il 100% dei polipi. Allora, ho questi disturbi, a questo punto che devo fare? Qualcuno mi ha detto di fare la coloscopia virtuale, qualcun altro mi ha detto di fare la TAC, qualcun altro mi ha detto di fare l'ecografia. Allora, queste sono le indagini un po' anche storiche. Allora, prisma combare a doppio contrasto, l'avete visto prima, oggi si fa molto meno. Perché? Perché in realtà è solo un esame diagnostico. Il vantaggio della coloscopia è che facciamo la diagnosi, ma facciamo le biopsie e volendo facciamo anche contestualmente la polipectomia nella stessa seduta. Quindi non ho bisogno di avere una diagnosi dal radiologo, poi andare dal gastroenterologo, il quale ci manda dall'endoscopista, il quale ci manda dal chirurgo. Cioè faccio un solo esame che è più conclusivo, sia da un punto di vista di diagnosi, sia da un punto di vista di successivo trattamento. E quindi arriviamo a questo, cioè la pancoloscopia, pan significa tutto il colon, e eventuali biopsie su zone eventualmente sospette. Qui andiamo ad approfondimenti, cioè, quando trovo un polipo in alcune situazioni posso approfondire per sapere come questo polipo è cresciuto sulla parete intestinale con un'ecografia o una ecoendoscopia. Poi ancora situazioni però di stadiazione, cioè parliamo di lesioni neoplastiche che ormai hanno superato il limite dell'organo, quindi la PET, la TAC e la risonanza magnetica. Solo qui c'è da dire qualche cosa in più, cioè sulla TAC, questa famosa coloscopia virtuale. Cioè cosa ferma una persona dal fare una coloscopia? Il fatto che mi hanno detto che sento dolore. C'è una persona che non ha sopportato l'esame. Allora, normalmente la coloscopia viene fatta in sedazione, cioè il paziente è vigile, cioè se io sveglio il paziente dicendo tutto bene, mi risponde, se lo lascio dorme e sopporta l'esame. Questo avviene nel 90-95% dei casi. Ci sono alcune situazioni tecniche nelle quali il colon è talmente lungo, disposto, angolato, per cui siamo costretti a fare una sedazione molto più spinta, molto più profonda, quasi un'anestesia, ma non profonda come un'anestesia vera e propria. E allora quelle vengono fatte invece in sala operatoria, ma stiamo parlando di un 5%.
Allora, non dovete temere che un esame diagnostico invasivo debba essere fatto come al tempo dei laser. Se un paziente ha dolore, ci si ferma, non è costretto a fare l'esame. D'altra parte voi firmate un consenso per questo esame, quindi potete chiedere al medico: dottore, io lo faccio solo se non sento nulla, se non ci fermiamo. Benissimo. Se la situazione è complicata, se l'intestino è angolato, se il paziente non sopporta con quel tipo di sedazione, ci si ferma e lo si programma successivamente con una sedazione più importante. Alternativa a tutto questo è la coloscopia virtuale, cioè con alcuni software, utilizzando la TAC, possa avere una ricostruzione dell'interno dell'intestino e quindi è come se lo seguissi facendo un'endoscopia. Poi vi faccio delle immagini, sarò più chiaro. Altro ovviamente aspetto sono gli esami generali, cioè la prima cosa quando si va dal medico è: vabbè, c'è un problema, c'è un disturbo, approfondiamo con gli esami del sangue, non solo quelli strumentali e soprattutto invasivi come può essere una palcoscopia. Allora, l'emocromo, la sideremia, avete visto quanto è importante, alcune diciamo così, esami che vengono fatti nelle feci come la clorprotettina e il sangue occulto soprattutto, che ci permettono di capire se c'è qualcosa che nell'intestino non va. Quando c'è o un'infiammazione o un cancro, la clorprotettina sale. Quando c'è un'infiammazione o un cancro, il sangue occulto delle feci è molto spesso positivo. Quindi sono piccole tracce che voi non riuscite ad apprezzare guardando macroscopicamente le feci, ma che l'esame di laboratorio... adesso non è un marker della retticolite ulcerosa? La clorprotettina è un marker di tutte le patologie intestinali, quindi se c'è un polipo sale, se c'è una colite sale, se c'è un cloro sale, se c'è un cancro sale. Allora, quando io tomo una clorprotettina, la maggior parte dei disturbi per tranquillizzare dell'intestino sono funzionali. Cioè, tutte le persone che vengono da noi dicendo che hanno mal di pancia hanno spesso un colon irritabile, che non c'entra nulla né con i polipi né con i cancri. Per distinguere questo, è fondamentale che noi facciamo degli esami di laboratorio. Qualche buona notizia, sì. Che noi facciamo qualche esame di laboratorio per dire: guarda, hai una clorprotettina normale, una VES normale, una PCR normale, l'emocromo è normale, la sideremia è normale. Tranquillo, non sarà null'altro che un fatto funzionale. Quindi se poi con la terapia, se poi con la terapia il fatto funzionale non va via e la persona ha una certa età e la persona non ha rischi particolari in famiglia, allora si decide con calma di approfondire. Quindi quando si va dal medico non si dice: c'ho la sideremia bassa. Il medico valuta 100 cose insieme, decide cosa fare di diverso a una persona e cosa fare di diverso a un'altra. Ogni paziente è diverso dall'altro. Quindi non bisogna fare gli esami a tutti quanti. Allora, vi dicevo, quindi sangue occulto nelle feci è un esame molto sensibile, nel senso che tutti i tumori perdono sangue, quindi il falso negativo in questo esame è basso, però purtroppo non è l'unica condizione. Quindi se io ho un'ulcera gastrica, ho un sangue occulto positivo. Se io col vecchio sistema mi lavavo i denti troppo energicamente, perdevo piccole quantità di sangue, il sangue occulto usciva positivo. Quindi bisogna anche distinguere un attimo i falsi positivi, cioè persone che hanno poi il sangue occulto nelle feci ma che sicuramente non hanno né un polipo né un cancro. Quando sarò ad addormentarvi me lo dico. Allora, altre situazioni, cromendoscopia, cioè noi possiamo fare delle colorazioni in vivo per distinguere su zone dove abbiamo dei sospetti se queste zone sono patologiche oppure no, durante l'endoscopia. Se sono patologiche andiamo a fare una biopsia con una piccola pinzettina. La biopsia, ricordate, è indolore perché l'intestino all'interno non ha terminazioni nervose, ce l'ha all'esterno, quindi se si gonfia voi avete dolore, ma se io mordo l'intestino con una pinza o lo taglio con delle forbici non sentite nulla, chiaro? Quindi la biopsia sulla carica di dolore, tanto per tranquillizzare. Forse sbagliato? Non va più avanti? Ok. Allora, questo è invece un altro tipo di endoscopia, cioè sono degli apparecchi molto sofisticati, costano un sacco di soldi, e permettono attraverso un'analisi delle frequenze diverse della luce di distinguere la parte normale, tutta questa intorno che vedete, incluso il peduncolo, da quella che invece è alterata. Allora, oggi diciamo che con la tecnologia facciamo cose incredibili. E qua veniamo a quella famosa coloscopia virtuale, cioè quella di cui vi ho parlato prima. Questa è una ricostruzione di una TAC. Cioè la TAC viene analizzata da un software che ricostituisce la parte interna dell'intestino. Vedete, tutta la parte normale, queste sono delle pliche normali dell'intestino, cioè quella famosa disegno un po' diciamo così a festone, e qui invece c'è un sospetto. Qual è il problema della virtuale? Se questo è un residuo di feci, non distingue da un polipo. Allora, di fronte alla una cattiva preparazione, il radiologo dice: io vedo una massa, ma non so se erano feci o è un polipo. Che cosa fa per approfondire? Ditemelo voi.
Colonoscopia. Purtroppo è così. Allora, è un esame che non è invasivo, ma in una serie di situazioni poi deve essere seguito comunque dalla colonoscopia. E quella piccola. C'è una pillolina di boia con la telecamera. Allora, quella sì, è una telecamera che registra praticamente l'intestino, però viene utilizzata per il tratto di intestino che noi non riusciamo a vedere né con una gastroscopia, cioè lo stomaco, né con una colonoscopia dal basso, cioè il colon, perché non esistono endoscopi, esistono anche, ma sono esami abbastanza complicati, lunghi, esami che durano in sedazione 3-4 ore con un endoscopio che procede piano piano. Il problema della capsuletta è che c'ha una batteria che si scarica dopo 4 ore, quindi spesso quando noi poi vorremmo arrivare a controllare il colon, la luce non c'è più. Non solo, ma non siamo in grado di fermarla nel punto critico, oppure nel punto critico si gira e ci filma al contrario. Quindi è un esame che viene utilizzato solamente per alcune patologie specifiche dell'intestino, ma per il colon non serve assolutamente a nulla. Quindi c'è una parte dell'intestino che non si riesce mai a controllare con la colonoscopia. Sì, ma noi abbiamo anche la risonanza, abbiamo una TAC, cioè noi possiamo vedere con precisione l'intestino anche con altri esami. Questa capsuletta è una videoendoscopia, si inguina questa capsuletta che emette praticamente un segnale radio e c'è un apparecchietto fuori, tipo quando si fa l'Holter, che registra questo segnale e poi si ha il filmato delle 4 ore di quando questa capsuletta si mostra nell'intestino. Però se ci sono secrezioni non si vede. Non è possibile aspirare, non è possibile fare biopsie, quindi è un po' limitata. È carina come idea, perché uno dice prendo la pillola e l'ho finito, e invece non serve a poco, tranne situazioni molto, molto particolari. Quindi tornando invece alla virtuale, cioè alla TAC, possiamo evidenziare queste alterazioni e anche queste altre, e comunque un esame che, se uno non può fare nulla, perché assolutamente non accetta di fare un esame invasivo, nemmeno in sedazione, è meglio fare una TAC virtuale che non fare nulla, no? Perché perlomeno il falso negativo non c'è, cioè è difficile una TAC virtuale di fronte a un cancro non lo veda, se vede un polipo, chiaro? Però l'esame positivo spesso viene sconfessato poi dall'endoscopia. E questo invece è il vecchio prisma opaco che si faceva ormai solamente in situazioni molto particolari, quando ci sono delle stenosi in cui l'endoscopia non riesce a passare. E veniamo quindi quando iniziare lo screening, cioè ma avete capito prima la differenza tra un polipo, un cancro, eccetera, quali sono i sintomi dell'uno e dell'altro? Allora, quando ci dobbiamo iniziare a preoccupare? Allora, vedete, queste sono le età, 40-44 anni, 45-49, 50-54, qui praticamente inizia a salire. In blu sono i maschi, in rosa invece sono le donne, d'accordo? Allora, l'idea è che se uno vuole iniziare a controllare e se c'è un rischio particolare di sviluppare un tumore dell'intestino, è inutile che faccia una endoscopia a 30 anni o a 35. Ne parliamo dai 50 a salire. Più o meno tutti i programmi di screening prevedono questo, dai 40, 45, 50 per la colonoscopia. Ovviamente dopo una certa età le linee cadono perché anche la sopravvivenza diminuisce, quindi il tasso ne viene influenzato. Allora, che cosa devo fare quindi come screening per il colon? Questi sono i due sangue occulti, uno normale, quello di prima, questo è quello immunologico. Allora, qui sono confrontati il costo, quanti pazienti accetta l'esame, il fatto che non sia invasivo, se è sensibile oppure no, se è specifico per quel problema, cioè io con questo esame vedo solo il tumore o vedo anche altre cose, con che capacità riesco a vedere questo. E poi, soprattutto questo, è richiesto un secondo test diagnostico, cioè se ho fatto un esame del sangue occulto e esce positivo, va bene così? No, che non va bene così, è sicuramente richiesto un altro test diagnostico per capire che sta succedendo in quell'intestino, d'accordo? Allora, tutto sommato, tra questi che sono il sangue occulto, la semplice rettosigmoidoscopia, cioè guardare solamente il retto e il sigma, il vecchio prisma opaco, la virtuale e la colonoscopia, il punteggio maggiore, come vedete, ce l'ha ovviamente l'endoscopia, perché posso fare una diagnosi, la diagnosi è precisa, faccio delle biopsie, trovo dei polipi, posso anche toglierli, cosa che in tutte le altre situazioni non posso fare. Allora, è vero che è più invasivo, ma è anche vero che è più utile, no? Il fatto di essere più invasivo poi porta dei problemi, cioè può determinare qualche difficoltà. No, invasivo nella psicologia della persona, cioè farsi attraversare tutto l'intestino da un tubo non fa piacere a nessuno, per quanto l'apparecchio è flessibile, per quanto si faccia in sedazione, però è più carino pensare mi metto sotto una macchina, faccio una TAC, dura 5 minuti e mi dicono tutto. No? Il dottore Golele è bravissimo. Non vi fate influenzare da ciò che è successo agli altri. Io dico sempre, ogni paziente è diverso, cioè, le persone arrivano terrorizzate, fanno l'esame,
quando l'esame finisce ci chiedono, ma è finito? Sì, è finito. Già fatto. Allora, ognuno ha un colon diverso, nel senso come anatomico, ognuno ha una soglia del dolore completamente diversa, e un po' anche ogni endoscopista ha una mano diversa, quindi non pensate che quello che è successo agli altri sia la stessa cosa che succederà. Vabbè, ma Camilla ha una mano delicata. Allora, quello che noi vogliamo è questo, no? Cioè una distensione di tutto quanto l'addome, perché ormai il paziente arriva al pronto soccorso senza aver fatto mai nessun controllo prima, pur essendo casomai in una famiglia a rischio, e ci arriva con un cancro invasivo in occlusione, con metastasi epatiche, la pancia completamente distesa. Questo è un disastro dal punto di vista proprio di prognosi. Allora, dicevo prima, c'è lui che pancia. Questo è il torace, questo è l'ombelico, questa è la pancia completamente gonfia, questi linguini, c'è cioè anche il gonfiore eccessivo dalla pancia che ha fatto comparire anche una nel inguinale in questa zona. Allora, questo è quello che non vogliamo e purtroppo se ne vedono ancora. Allora, tanto per essere chiari su quanto è importante, quanto sono aggressive queste lesioni. Allora, qui parliamo dei polipi che avete visto prima, no? Vi ho spiegato che ci sono 10 anni per lo sviluppo di un cancro. Quindi quando troviamo un polipo siamo tranquillissimi. Questa tendenza a sviluppare un cancro cambia a seconda delle dimensioni, ve l'ho detto, piccolo rischio per un centimetro, rischio medio per 2 centimetri, rischio elevato per maggiore di 3 centimetri, ma comunque quando troviamo questi polipi e li asportiamo, la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è il 100%, cioè tolto il polipo, come abbiamo detto prima, siamo guariti. Cosa avviene invece nei cancri alla fase iniziale? Cioè nei polipi che stanno per trasformarsi o cancri in fase iniziale? È stato calcolato che ci vogliono da 1 a 3 anni per lo sviluppo di un cancro poi più invasivo, sarebbe lo stadio 1 e lo stadio 2, e già però per lo stadio 1 la percentuale di sopravvivenza a 5 anni è il 94, per lo stadio 2 scende ancora all'82, passiamo dal bianco al rosso qua. Stadio 3, cioè quello in cui non ci sono ancora le metastasi a distanza, ma c'è l'invasione di tutta la parete dell'intestino, 67% di sopravvivenza a 5 anni, guardate come precipita. Stato 4, metastasi, 12%. Allora, come vi dicevo prima, noi vogliamo lavorare qua, in questa fase, e non arrivare sempre troppo tardi alla diagnosi. Qualche cenno solo sul retto. Il retto è un discorso un po' a parte, perché sapete che qui c'è un problema di continenza. Questi sono gli sfinteri interno, sfintere esterno, questo è il retto, questo è il canale anale. Cioè qui c'è una funzione, oltre che a progredire gli alimenti, ma quello di fermare l'evacuazione quando ci serve per fatti sociali. Allora, quando io ho una lesione che interessa il retto superiore, posso ancora asportarla e ho tutto questo tessuto sano a valle. E quindi prendo questa parte sana sopra, la porto qui sotto e la cucio facendo la cosiddetta anastomosi, cioè unisco due parti di intestino sane. Quando il tumore sale nel retto medio, già ho meno margine, ma sicuramente quando il tumore è nel retto inferiore, io inizio a non avere più margine per fare questa ricostruzione. Allora, molte volte anche semplicemente una visita dal medico, un'esplorazione, una rettoscopia ci permette di fronte a un sintomo sano di scoprire queste lesioni quando sono piccoline. Allora, quando sono piccoline posso fare interventi che salvano la vita e salvano la funzione. Quando si arriva in situazioni di questo tipo, cioè interventi, cioè lesioni che prendono la parte bassa del retto e soprattutto con diagnosi tardive, purtroppo si finisce con la famosa borsetta, mano artificiale. Perché non possiamo andare a ricostruire dove c'è il tumore, dobbiamo fare un intervento che sia radicale da un punto di vista oncologico e non avendo più tessuto siamo costretti a fare una mano artificiale. Parlando del retto, sì. Per esempio le emorroidi, le radiazioni anali sono patologie che eventualmente favoriscono una... Assolutamente no, cioè, no. Le emorroidi non si trasforma mai in un cancro, una radiazione non si trasforma mai in un cancro. Solo le fistole, ma quando ci sono delle fistole che durano per 20 anni, per 30 anni, c'è un'infiammazione cronica. Le infiammazioni croniche predispongono a quelle modificazioni cellulari che abbiamo visto all'inizio. Per cui se io ho una fistola, dico, ma non mi dà tanto fastidio, me la tengo, però corro il rischio dopo 20-30 anni che in quella fistola ci sia un'iniziale trasformazione, proprio all'interno, in senso carcinomatoso. Cioè mi posso trovare poi un carcinoma sulla fistola. Quello che però succede, ma poco questa domanda, è che la raga desanguina, l'emorroide sanguina, e allora non deve assolutamente succedere che avendo avuto una diagnosi precedente di raga o di emorroide o di motivo di sanguinamento, il paziente continua a dire ma io lo so, perdo il sangue perché ho l'emorroide, me l'hanno detto che ho questo problema. Guardate che questo succede ai medici,
i medici purtroppo si fanno l'autodiagnosi, hanno le emorroidi, sangrano e dicono vabbè, sono le emorroidi, prendono la pomatina, la succostina e arrivano a diagnosi tardive, cioè meglio i medici che i pazienti normali, che il paziente normale si affida a un altro, il medico no, si cura da solo e quindi fa l'errore. Quindi non deve essere una copertura sapere che c'è un altro motivo di sanguinamento, ma anzi un fattore di rischio in più. Allora, se il sanguinamento si ripresenta o è costante, va affrontato, altrimenti arriviamo tardi a fare la diagnosi di un altro problema un po' più sopra. Adesso per tranquillizzarvi, qual è poi l'incidenza reale? Allora, prendiamo l'incidenza dei soggetti maggiori di 50 anni, 0,3%, che significa questo? Che se io controllo 1000 persone, troverò 3 che hanno una lesione. Allora, posso mai fare 1000 endoscopie per trovare solamente 3 tumori? Assolutamente no, spendo un sacco di soldi, do fastidio a un sacco di persone per fare un esame invasivo e per avere poi che cosa? Avrei scoperto 3 lesioni solamente. Allora, quando noi vogliamo fare dei controlli, dobbiamo focalizzarli sulle persone a rischio, come vi dicevo prima. Allora, guardate come cambia questa percentuale. Se io invece faccio una pancoloscopia in soggetti sempre asintomatici, quindi faccio un esame che va a vedere i tumori, questa percentuale sale all'1%, allo 0,1%, 0,1%. Cioè su 1000 persone ne trovo uno, d'accordo? Allora, cosa succede invece se io seleziono ulteriormente? Sangue occulto nelle feci positivo e maggiore di 50 anni, a questo punto trovo 5, quasi 5. Allora su 100 esami che faccio, 5 trovo il cancro. Quindi ho salvato 5 persone su 100. Allora, qua inizia a convenire fare un controllo, uno screening. Prima no, perché insomma faccio solo endoscopia a tutti senza motivo. Esistono poi situazioni particolari come il Crohn, nel quale il cancro interviene con 10% nell'arco della vita della malattia, per cui devo controllare il Crohn. La rettocolite, c'è un rischio che noi calcoliamo, è una malattia infiammatoria, tutte ulcere sull'intestino, sanguinamenti, dimagrimento, eccetera, in cui noi calcoliamo che dopo il 10° anno dall'inizio della malattia, il paziente ogni anno successivo prende 1% di rischio. Che significa? Ho 20 anni, inizia la malattia, fino a 30 sto tranquillo, da 30 in poi, arrivato a 40 c'è il 10% di rischio, arrivato a 50 c'è il 20% di rischio. Allora noi dobbiamo controllare questi perché sappiamo che rischiano di fare il cancro, anche se la colite non è molto importante. Ancora, polimosi multipla, cioè quando si hanno più polipi ma di quelli che avete visto prima, il rischio è abbastanza, diciamo, si basso, 10-20%, 30% di trovarci un tumore sopra e dipende da tale dimensione. Familiarità. 5-50%, allora questo ci dice tutto e non ci dice nulla, quando un valore è così ampio come range, cioè che significa rischio 5-50? Allora dipende, se mio papà è morto di cancro del colon a 70 anni, io non sono particolarmente a rischio, perché è stato un fatto sporadico in una persona anziana. Se mio papà è morto di cancro del colon, o l'ha avuto comunque a 40 anni, cambia tutto. Se papà e mamma sono morti di cancro del colon, cambia tutto. Se papà e mamma, uno è morto di cancro del colon, l'altro sì, è morto di cancro del colon, ma ha avuto prima la mammella, poi prima ancora l'utero, e poi l'ovaio, cambia ancora tutto. Quindi andate dal medico, chiarite il vostro aspetto familiare, sarà lui a dirvi, sì, dobbiamo controllare, guarda, sia tranquilla, non deve fare nulla. Ma okay. Parliamo sempre qui di non di un polipo trasformato, invece di un tumore nato già maligno. Familiarità. Allora, cioè, no, la predisposizione è a tutte e due le cose, cioè si può avere la predisposizione a quelle mutazioni genetiche che portano ai polipi e poi successivamente ai cancri. Esistono invece una sigla che è HNPCC, cioè dei tumori che insorgono nelle persone che non hanno polipi indipendentemente dai polipi e nascono direttamente come cancri. Quindi noi sappiamo che il polipo è un fattore di rischio perché può trasformarsi in tumore, ma esistono anche persone che fanno direttamente il tumore. E a oggi noi geneticamente sappiamo chi sono e a queste persone diciamo devi fare uno scopia ogni anno. Quindi nello specifico mia madre ha avuto un polipo che poi si è evoluto, io che devo fare? Bisogna chiarire tutta la sua situazione, sua mamma è un conto, a che età l'ha avuto, che polipo era, che diagnosi istologica c'era, papà che problema c'ha, fratelli e sorelle di mamma, fratelli e sorelle di papà, quanti sono i figli, che età hanno, e così si procede in maniera intelligente. Il singolo caso non conta, quindi se io ho un papà mio morto di tumore al colon non significa nulla, se però l'ha avuto a 30 anni significa, è chiaro?
comunque ci arriviamo un po' a definire meglio queste cose. Quindi familiarità, vedete, la variazione è questa 5,50 perché le situazioni sono completamente diverse. L'unica situazione familiare che ci impone di togliere il colon è quella che avete visto prima, cioè quei polipi migliaia, centinaia, migliaia distribuiti tutto quanto l'intestino. Lì sappiamo che la persona che avrà quel problema prima o poi farà il cancro del colon. E allora siamo costretti a toglierlo, anche se in quel momento è sano, ci sono solo i polipi. Ci abbiamo quasi a chiusura, eh? Allora, quindi sintetizzando, rischio basso chi ce l'ha? Qualsiasi paziente più di 50 anni. Quindi se abbiamo superato i 50 anni, non abbiamo situazioni familiari particolari, in un certo senso vogliamo fare i controlli, facciamoli, però controlli complessivi. È inutile che controllo solo il colon e poi scopri che il tumore alla mammella o alla prostata, voglio dire. Se entro nell'ordine di idee di controllare perché ho il timore di avere una neoplasia, allora faccio tutti i controlli, non uno da solo, chiaro? Poi invece il rischio intermedio sono familiare di adenomi di cancro. Accorda, qui quindi fa indagato, intermedio, può essere alto in una famiglia e basso in un'altra pur essendoci un cancro, però dipende dall'età, dipende da chi ha preso, eccetera, eccetera. Rischio elevato, solo tre condizioni per fortuna. Le IBD sarebbero quelle malattie infiammatorie intestinali, quindi il Crohn e la vettocolite, e sono rare. La FAP sarebbe la poliposi eredofamiliare, quella dei polipi multipli, anche quella è rarissima. Solo qui c'è da discutere, cioè l'HNPCC, cioè sarebbe il tumore che inizia nelle persone in assenza di polipi. Si chiama cancro non poliposico, cioè parte come cancro e così nasce, in realtà, e così muore. E vediamo poi che percentuale c'è. Allora, quindi, quali sono le forme ereditarie? Tutti quanti volete sapere, ma io sono a rischio. Allora, guardate, per fortuna l'84% sono sporadici, cioè tumori che intervengono solo in quella persona e quindi i figli di questa persona non corrono nessun rischio, come i genitori non hanno avuto rischi particolari. Poi esistono delle forme particolari, sono questi due che vi ho detto, l'HNPCC e la FAP, che tutte e due sono 6%, questi qua. Quindi tutto sommato le persone che veramente hanno questo rischio elevatissimo, per fortuna sono poche, cioè il paritermine in qualche caso ci aiuta, no? E poi c'è un 10% in cui c'è familiarità cosiddetta specifica, e cioè parliamo di quelle famose situazioni in cui sì, ma mamma ha avuto a 30 anni un tumore all'ovaio, poi a 60 ha fatto il colon. Papà ha avuto a 70 anni il colon, allora facciamo la colonoscopia. Però non è un rischio particolare. Per andare nei rischi particolari ci arriviamo, sto quasi per concludere, con questa un attimo una pausa con una bella donna. Allora, questa è Angelina Jolie, ha colpito tutti questo articolo che è uscito, il fatto che lei si è operata, in realtà togliendo ambedue i semi sani. Perché? Perché la mamma è morta a 56 anni per un tumore della mammella diagnosticato a 46 anni. Ora, noi geneticamente sappiamo che esistono alcune modificazioni sui geni che possono essere riconosciute, non sempre ci sono, io posso avere un tumore alla mammella, ma non c'è nessuna modificazione genetica che io adesso riesco a riconoscere come un esame. In questo caso c'era, lei, analizzando i tessuti della mamma e i suoi, ha scoperto che aveva questo famoso gene BRCA1 che è ereditato dalla mamma. Allora, aveva la certezza di sviluppare, certezza non proprio, ma insomma, aveva il rischio, vedete, dell'87% di sviluppare un cancro alla mammella. Riflettendo su quello che è stato il tutto l'iter patologico della mamma, il primo intervento, il secondo intervento, la prima metastasi, la seconda metastasi, ha detto a questo punto, anche se ho un seno bello, anche se faccio l'attrice, me ne frego, mi tolgo tutti e due i seni. E ha portato questo rischio dall'87 al 5%. Quindi ha fatto la cosiddetta mastectomia profilattica, cioè assolutamente senza nulla, nemmeno un adenoma, si è fatta togliere tutti e due i seni. L'avreste fatto? Io non so, però sicuramente se lei ha vissuto questa situazione con la mamma e ha dei figli e vuole risparmiare i figli e non ritiene o ritiene che delle protesi possano essere equivalenti a due seni, ha tutto sommato fatto bene. Il problema è che non è solo il seno ma anche l'ovaio e per cui in realtà rimane il rischio anche per l'ovaio, quindi prima o poi dovrà fare quest'altro intervento, perché questo famoso BRCA, cioè sarebbe Breast Cancer 1, è quello che dà un rischio sia per la mammella che per l'ovaio. Allora, come avviene per la mastectomia della Angelina Jolie, possiamo dire la stessa cosa per il colon? Purtroppo sì. Allora, quali sono i rischi elevati? Quelli che avete visto, la policosa endofamiliare, l'HNPCC e l'IBD. Queste le controlliamo una volta all'anno e andiamo tranquilli così. Le FAP vanno operati tutti perché il rischio è 100%. Che succede in queste forme intermedie? Consulenza genetica.
Allora, che cosa devo trovare in una famiglia per dire guarda, dobbiamo controllare perché sei effettivamente a rischio di svilupparlo senza che tu te ne accorga? Esistono due sindromi, Lynch 1 e Lynch 2, tanto per semplificarvi il problema. Lynch 1 solamente tumori del colon, Lynch 2 tumori del colon e altri organi. A quando vi dicevo prima, mia mamma ha sviluppato a 30 anni un ovaio, un tumore all'ovaio, poi ha fatto a 45 un nodo alla mammella, poi ha fatto a 75 il colon, tumori multipli in organi diversi della stessa persona fanno sospettare questa sindrome di Lynch, quindi mutazione genetica. A questo punto vado a cercare nei tessuti della mamma se c'è questo difetto e per confronto in tutti quanti i figli. Ci saranno i figli negativi per cui campano tranquilli tutta la vita senza far nulla, ci sono i figli positivi che devono sottoporsi ai controlli periodici perché prima o poi succederà. Allora si apre tutto un altro discorso anche etico, morale, cioè ho il diritto io di dire a un diciottenne guarda tu hai il gene modificato per cui fare un cancro. Insomma, la cosa diventa un po' delicata, no? Perché inizia a vivere in una maniera... Si acquisiscono attraverso la consulenza genetica, stai dicendo? No, no, nei casi in cui ci sono situazioni tali che ci confermano poi geneticamente che esiste questo rischio, come si fa a dire a un diciottenne tu svilupperai un cancro? O a una ragazza diciottenne tu hai il rischio di fare un cancro all'ovaio o al seno, che so io, o al colon? Cioè, è una medicina difficile questa, no? Cioè, abbiamo il diritto noi di informare una persona di questo? Allora, non possiamo negarlo perché va controllato, ma nemmeno possiamo accorciargli la vita e dire guarda tu ogni anno devi fare tutti i controlli perché prima o poi ti succederà. Insomma, è una parte della medicina un po' antipatica questa. Invece sindrome di Lynch tipo 1 è questa qui, quando uno mi chiede che frequenza ho. Allora, se ci sono tre o più parenti che presentano un cancro del colon, uno è di primo grado rispetto agli altri due, oppure il cancro interessa a due generazioni, padre e figlio, madre e figlia, uno dei casi interessa il paziente prima dei 50 anni di età, allora deve essere sospettato che ci sia questo problema, quello il famoso difetto genetico. Altra situazione è il doppio cancro, quello che avete visto prima. Se io ho una persona che ha contestualmente due lesioni, molto probabilmente è una lesione genetica che riscontrerò, potrei, non è detto che lo riscontro, nei figli. E quindi si va al tappeto, si fanno esami genetici a tutti quanti. E finiamo. Quindi cosa fa male? Allora, ci sono alcune cose che noi possiamo evitare per avere un cancro. Allora, nulla ce lo fa venire, partite da questo concetto. Tranne, vabbè, alcune cose che noi sappiamo con certezza, non so, se sto lavoro in un'azienda che lavora l'asbesto, ho una possibilità di sviluppare un tumore al polmone che è del 50%, quindi ho una probabilità elevatissima se sono esposto. Però per chi fa una vita più o meno normale, non esiste una cosa in particolare che lo faccia venire. Esistono però cose che aumentano il rischio, questo sicuramente. Allora, gli insaccati, i nitrati nell'intestino insieme all'ammine formano nitrosammine che sono dei cancerogeni fortissimi. Per la verità più per lo stomaco che per il colon, però succede. E allora fare un'alimentazione solo basata su questo, prevalentemente basata su questo, non è una cosa corretta. Ancora, alcune sostanze che si producono nella cultura oltre 180 gradi sono cancerogene, quindi mangiare continuamente prodotti alla brace nemmeno va bene. Ovviamente il fumo di sigaretta incide, ma come fatto principalmente sul polmone, probabilmente anche sugli altri organi, e vivere in ambienti non salubri. Altra certezza che abbiamo, radiazioni ionizzanti, e cioè gli stessi raggi X sono cancerogeni, i raggi ultravioletti a elevate dosi sono cancerogeni. Quindi cosa invece dovremmo fare per vivere un po' più tranquilli, se riusciamo a togliere questa qua? Allora, cosa invece fa bene? Ovviamente le fibre, che significa fibre? Cioè mangiare grezzo, per accelerare quel famoso transito, per ricordare il primo discorso che abbiamo fatto, i tumori sono più frequenti a sinistra, perché c'è un rallentamento. Allora, dobbiamo produrre un volume maggiore e una maggior frequenza dell'intestino. Un ostitico rischia di più di avere un tumore o un polipo al colon rispetto a una persona che ha diarrea. In India, dove mangiano solo fibre e hanno un volume calcolato elevatissimo, il cancro del colon è rarissimo. Quindi qualche cosa noi possiamo fare per ridurre questo rischio. Quindi le fibre sotto forma di crusca, di tutto quello che è grezzo, i cereali, la frutta, la verdura, che contengono fattori protettivi e contemporaneamente ci fanno andare più in bagno con regolarità. Poi bere tantissima acqua per accelerare questo transito e vita all'aria aperta. Concludiamo con l'ultima, spero di non avervi proprio scocciato tantissimo, forse va più così in più oggi, capite?
Allora, quali sono le conclusioni? Quindi visita medica se si hanno dei sintomi, controlli periodici dopo i 45-50 anni, cioè parlate col vostro medico, dite io ho questo problema, mi devo preoccupare, è normale, va bene così, chiaro, non tenetevi le cose, io ho questo fastidio, non ne ho parlato con nessuno, sono 3 anni che ho problemi. E poi ovviamente per noi è importante individuare famiglie a rischio, questo basta un attimo chiedere quali sono le situazioni neoplastiche negli ascendenti. Poi abitudini di vita incidono, dieta corretta incide, ed eliminare fattori cancerogeni come il fumo, sostanze chimiche, avete visto questi additivi, conservanti, eccetera. Molte volte quelle dite Ego 152, non sapete che cos'è, è cancerogeno. Quindi se mangiate solo quello non va bene, chiaro? E non sottovalutare sintomi persistenti. Come vi dicevo prima, se un sintomo si ripresenta con costanza, parlatene col vostro medico. Domande? Troppe, poche, nessuno. È stato invece indicato un programma di vaccinazione contro l'HPV. Quello dell'intestino è molto meno influente. E invece il colon retto invece indicato. Sono situazioni un po' delicate. No, si tratta di abitudini sessuali particolari, interviene soprattutto negli omosessuali, cioè non siamo andati poi attenti a tutte le situazioni un po' più delicate. Però c'è questa tematica, e comunque colpisce anche le donne. Sì, no, certo. Donne e uomini. Siccome presenta un tropismo particolare delle mucose, ma anche altri virus, inizialmente alcuni virus sono stati, cioè, si pensava addirittura la formazione del cancro potesse essere indotta da virus, si pensava che tutti i cancri fossero virus dipendenti, invece... adesso si è un po' ridotta questa percentuale, solamente per alcune forme c'è questa prevenzione, come per il papilloma nella donna e al collo dell'utero la stessa cosa, la vaccinazione adesso non è obbligatoria. Sì. Per il colon è molto molto meno, sinceramente, se non in quelle situazioni. Però è stato indicato, perché comunque c'è una grande promiscuità sessuale, quindi questa possibilità di beccarsi un sierotipo del papilloma ad alto rischio. Cioè... Però io, cioè, se lei ha compreso il discorso che ho fatto, è questo, noi non vogliamo andare nei casi rari, perché il caso raro non incide, se io invece di trovare un tumore ogni 10.000 ne trovo 2, per me dal punto di vista medico, statistico, conta pochissimo. Io invece devo andare a controllare quello che con certezza lo farà e prenderlo quando è lo stadio A, non quando è lo stadio C, D come metastasi. Cioè, dal punto di vista sanitario, questo è quello che interessa di più, ma non solo, questo è quello che oggi una spending review ci permette di fare. Se avessi soldi per fare tutto a tutti, farei tutto a tutti, i soldi non ci sono. Allora dobbiamo concentrarci, non ci facciamo scoprire tutta la popolazione per poi scoprire che nessuno c'ha nulla, siamo tutti bene. Sì, grazie. Io comunque deve passare come messaggio per diciamo così, stimolare stili di vita più sani. E tra questi stili di vita c'è anche le abitudini sessuali, questo l'ha detto. Certo, però anche lì si tende poi per un articolo che esce di un certo attore che ha fatto una certa cosa a enfatizzare il problema. Allora, sì. Mettiamo sulla bilancia correttamente le cose, vi accorgerete che sì, sarà pure capitato che uno ha avuto quel problema perché c'è stato un virus, perché arriva delle abitudini sessuali particolari, però non è non si può generalizzare. Insomma, stile di vita, ma anche liberi di fare quello che vogliamo, non so la valutiamo insieme. Va bene, grazie. A sopravvivere a me stesso, che è una cosa abbastanza rara, però domani vado in clinica, perché vado in clinica, non c'è dubbio. Vabbè, allora io volevo dirvi che noi ci rivediamo mercoledì prossimo, sempre per questioni mediche, con mio fratello, il 17. Il 31 mi fate sapere voi per quell'organizzazione se ci vogliamo salutare o meno, se non ci salutiamo il 17 nelle Terme di Telese e non qui. Grazie a voi, è stata di grande utilità per tutti noi, è stato anche per quanto possa definirsi piacevole questo, piacevole ascoltarti, grazie. Grazie a te, grazie.